Ciao a tutti ragazzi, sono Megatestini 2002 ed oggi riprendiamo il tour de France. Qui alla mia sinistra c'è mio fratello. Ciao a tutti. Oggi siamo nella tappa 14, alta montagna, partiamo da Grenoble. Arriviamo a Rissi. Ok, vediamo la scorsa tappa, ha vinto Alberto Contador. Portandosi via la maglia qua. La maglia qua, quindi lo vedrete alla partenza di questa 14esima tappa con la maglia qua. Sempre magari nelle tappe di alta montagna. E anche in questa tappa vediamo un'orca d'Orolive che, come al solito, questa parte è la parte alpina del Tour de France. Sì. Infatti vedete anche il paesaggio alpino. Con guardate, adesso sono le montagne. Bel paesaggio. Sì, molto bello da vedere perché è fantastico. A me piacciono i paesaggi alpini. E vedete subito Alberto Contador passarvi a doppia velocità accanto. Tutta la squadra rimane stupefatta dalla velocità, dalla facilità anche con cui Contador gestisce le sue energie, le forze delle proprie energie. Contador prova a portare via qualche punticino ancora per la sua maglia verde che vuole portare fino a Parigi. Ce la fa. E riesce a vincere 20 punti vincendo lo sprint. A Parigi appunto che dove arriverà il Tour de France. Ok, questo è l'inizio della salita di prima categoria, ragazzi. Guardate nella cartina quanto è lunga questa salita, ragazzi. Già si può capire. E ha detto Contador già in testa. Già. E diciamo che è il favorito per la maglia qua. Sì. Ha detto Contador. Diciamo di sì. Perché appena sono iniziate le grandi montagne, lui subito è andato all'attacco. Con le velocità incredibili. È riuscito a vincere. Dove nessuno poteva arrivare. Grenoble. Ok, vince Contador lo sprint che viene dalla montagna secondo il nostro collare. Ma secondo me li stanno fregando. Tranquillo, tanto Corrado ormai ha fatto quello che doveva fare, ora mangiando di Su Piero? O su Pierino? Pierino! Su Pierino, il nostro manager, non so, è sempre uguale. Ci mostra le istruzioni, ma non è sempre male. Abbiamo sempre un manager. Ed è sempre tutto uguale. Non è quasi uguale, è sempre tutto. È tutto. I corridori! Arrivano a rifornimento di Biancon Brianzo Simon Gerrans, Andy Schleck, Damiano Caruso. Ma siamo nell'orca categoria. Dovevamo darci una sbrigata poi. Bardet, attenzione, Rolando arriva insieme agli altri uomini di classifica, insieme a quelli importanti. Ma c'è Ludo, il suo cuore aveva un foro di bordello aperto. Alberto Contador comunque vince anche questo sprint. Non si è capito, la coppa se la porta Alberto. Tu cerca di non vedere troppo tempo, così così conservi la maglia. Speriamo che per verde non vai su. Non devi stancare, ora che c'è la salita, se no muoti in salita. Sì, ma per verde io mi preoccupo. Dì, Leandro Valverde, attenzione, ho un po' di difficoltà perché l'Olanda non ha assoluto gestire il giro molto probabilmente. E ora? E ora non so c'è una sciabatta di arrivo, Fonseca. De Fonseca. Attenzione allo scatto di Pierre Roland alla fine per cercare di prendere il meno possibile. Pierre Roland, vittoria di Andy Schleck. Attenzione, il nostro umano? No, come Andy Schleck del Trek. Ah, sì, del Trek. Scusate, ragazzi, non abbiamo tomato il Trek. Ok, sono arrivati tutti i nostri. Aspettiamo anche il resto del gruppo. Un bel rivisto? No. Io. Ok. Dempster. Mi belli, vabbè, era un grigio. Vediamo quando vantaggio abbiamo perso. Tantissimo. 88 minuti, però sembra 4 più, minuti sembra abbiamo più perso. Di un'ora, quindi tranquillamente, Rogard è ancora con la maglia. Vabbè. Ok. Andiamo avanti alla 15esima tappa ancora nella zona alpina del Tour. Esatto. Quindi ancora con le altre montagne. Ancora con le altre montagne in cui dovremmo difenderci. Vediamo la 15esima tappa è in linea. Allora è una tappa di trasferimento. Infatti non c'è neanche un gran bambino della montagna. E poi si ricomincia. E poi dopo si ricomincia con le montagne. Partiamo subito. Quindi questa è una tappa adatta per Cogar. Cogar, il Tour de France. Poi parto nella Rue per Paris. Quindi questa è una tappa di tranquillità, se si può così dire, di trasferimento. Diciamo le tappe tranquille. Sì, per arrivo sarà un po'. E qui Cogar può fare molti punti per la sua maglia verde, vincendo sia lo sprint che il traguardo, adesso sono anche vicini. Lo sprint è vicino. Sì, secondo me questa tappa l'hanno inventata perché dice se no che ritorno un po' male. Qui sono si aprono i fori. I fori anche nelle ruote. Non so, anche nelle ruote delle bici si aprono. Se non saprei cosa è un foro tipo d'acqua.
Andate a cercare su Wikipedia. Foro di botte. Andate a cercare su Wikipedia. Oppure cercate sul libro di scienze. Foro di botte. No, no, tutto attaccato, sto scherzando. E tu che cosa ci vuoi dire? Io non lo so. E che sono? E che sono, però non è messo. Tu che ci vuoi dire, domando Flo? Che ci vuoi dire ad Ashiro? Sono ad Ashiro. Sono giapponese. Sono il Giappone. E guardo il mio cosmo per andare alla massima velocità qui e aiutare i miei compagni. C'è proprio così, ragazzi. Però se volete usare il vostro cosmo, dovete vedere se indo se... Solo sgolto. Attenzione, i corridori che arrivano al... A rifornimenti, combo. Ma qui, anche l'Orlando può recuperare un po'. Ma la carne non c'è mai! Qua però l'Orlando può recuperare un po' di meno di secondo se quando non ci sta seguendo. No, non ci sta. Però non sta andati troppo in maniera di energie per la prossimità, perché sono di alta montagna e lì... E lì l'Orlando deve... difendersi appunto da Condador, perché... infatti Condador però se gestirà bene l'energia, ok ragazzi, se... neanche Roman Guerra riesce a tenere il ritmo di... dove è la carne? Ok, va bene, gli altri neanche ci sono, neanche solo Rolando e Corrado riescono a tenere il ritmo di Arashiro, probabilmente proprio Corrado andrà a vincere la tappa per vedere quindi la maglia verde, ma vedete questa tappa è una tappa un po' spenta perché senza che lei nella montagna. Ma dimmi che ci sono emozioni qui. Senza che lei nella montagna nessuno vuole vedere emozioni. Ok, Corrado, vedete? Si volta in destra. Sì, la prima posizione è il gruppetto. Tanto possono stare anche così. Possono anche stare così se nessuno gli ostacoli. Okay. Ultimo sforzo, dice il manager. Anche se è stata una tappa abbastanza facile, poi arrivano allo sprint intermedio, vinto da Corrado, secondo è uscito del suo plan. Il quarto non avevo creato e quinto Davide Margarita. Ti ho fatto di tutto per ottenere. Ok, sono sparati questi tre quadri, sono ormai addirittura d'arrivo. Corrado dà un'ultima accelerata. Già. Al suo terzetto di testa. Corrado ad Ashiro e non va. Stanno bruciando i piedi. E in realtà stanno andando a 39 km/h, come si può vedere a sinistra. Devo fare il procedimento. Ok, ragazzi, questa roba sarà facilissima. Però c'è un gruppo, non vi dà nessuno. Non mi dispiace, ma la tappa sarà facile. Okay, Corrado vince, secondo la Shields Orlando che recupera tanti minuti qui. Ma la canna arriva insieme al gruppo. Scatta alla fine. Vediamo se riusciamo a vedere Contador. Sasha Modolo. Che finisce qua? Due digi. Sasha. Nibali. Condador in queste tappe non si Condador, tappe. Eccolo, non è qua. Ha perso tanti minuti. Lui è più bravo, ad esempio, dice sì, la mia salita. E già, dice proprio questo. Proprio qua. Abbiamo guadagnato molto, eh. A due ore di vantaggio. Qui Corrado ha guadagnato molto. Qui non abbiamo guadagnato niente. E qui abbiamo guadagnato molto. Ok, continuiamo. Ma le cose secondo me è tipo... Sì, non so io. Con questa è la seconda tappa, la prima. La seconda. Ok, non possiamo potenziare la bici perché abbiamo solo 20.000 monete. Carcassonne! La Carcassonne a Vanier de Luchon! Lucia! No. Alta montagna! Terminale! Però qui l'arrivo è in discesa, non è in salita, quindi è la possibilità di... Porcate qui! Sì, ma dopo c'è la discesa e puoi recuperare un po' su Condador. Soprattutto però se vinci quello categoria devi prendere anche la maglia Pua, quindi cerca di gestire le energie. Al meglio. Vediamo se Corrado può riuscire a... vuole tutti i punti Condador. Vuole tutti i punti! Sì, ma cerca di buttarti dietro anche il coso se puoi, perché c'è lo spin. Ma come che non posso più buttarmi nessuno? Ah vai, rullando. Ma che in questa tappa c'è? Facciare il gruppo a... Cogar. Guarda. Cogar. Siamo vedendo un mambo. Non possiamo andare a un lato il nostro corridore principale. Eccoli! L'Europe Car, guardateli!
Condadon, anche lo scatto, Condadon, seguito da Froome, Kreuziger. Orlando, l'Orlando appunto deve gestire di più le energie, deve gestirsi. Non può spendere tutta l'energia all'inizio. Allora ci sono troppe salite. Troppe. Perché invece non dire il gruppo e l'Orlando si fa tirare dal gruppo? Non può, perché è ancora morto. Stanno scattando tutti quanti. È vero. Fatti tirare qualche gruppo dei romani tipo da Sciro. Allora, sì! Tira l'uccellente! Allora Orlando chiede aiuto ai suoi gregati, alla Sciro, alla carne, a Blair, tutti quanti si rivoltano sulla testa della corsa, sempre se non giocano da doppio avanti, no? Cioè, c'è. Penso di sì. Tu? A me non l'ho visto. Chi vince lo sprint, vediamo. Siamo a metà della tappa, ci viene il nostro manager. Non si sa, non l'ho fatto vedere. Greg, ma qua non c'è con la doppia mano. C'è dove c'è con la doppia mano? E vediamo. Non c'è con la doppia mano. Non c'è con la doppia mano. Dov'è? Dove è? È morto. O è molto più avanti. O è puoi morto. Vedere se è molto più avanti. Vedi, metti. Ecco. No, non c'è con la doppia. Non c'è. Con la dove è rimasto? Non c'è. Hai qualcuno che ti rigruppo. Qualcuno lo dire. Vabbè, ormai. Metti di nuovo la cartina. Come si rimetta? Come si rimetta? Questo. Ok. C'è un gruppo è stato tirato. No, è Alberto Condador. Vedi che c'era? Sì, ma non era più una mia idea, era come era nel tuo gruppo e non lo vedevamo. Vindo di Rodriguez, terza categoria, e ora si sta iniziando la salita verso l'occa categoria. Abbiamo un sombra di posizione. Abbiamo allenato, abbiamo la forma fisica. Ok, inizia la salita, deve attaccare l'Orlando, se ne va le forze. No. Se ma lei sei zitto di buttare... Non ne ha. Attaccare. Non ne ha forza. Ma perché l'Orlando non ne ha mai? Non ne ha. Non ne ha, andiamo piano con questo. Attenzione. Buongiorno, non ho forza. Attenzione, Orlando, attenzione. Non ha forza. Arriva insieme a Condador, ma non guadagna punti, non guadagna. E ora alla discesa finale, vediamo cosa vorrà fare Orlando. Anche se ormai non è qua, è fuori in discussione. Fuori dal gioco. Però la maglia gialla che significherebbe... Sono io, Orlando, Condador! Comunque, alla classifica finale arriva Dandy e Condador. Così spegniamo male, oddio. Anzi, già, sono tutti via. Bagnès de Luchon, siamo arrivati, eh? Ok, è finito il gruppo. Io voglio vedere se sono arrivato da me, no! Non è finita! Che bello! Ok, tutto a posto. Ma abbiamo messo niente. Yeah. Tutto ok. No, ormai da quando? Ormai va bene. Ok ragazzi, anche oggi abbiamo fatto le nostre tre tappe. Come mi dispiace salutarvi, ma devo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, continueremo a più questo è tutto de France. Ciao a tutti. Ciao!